Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura ci occupiamo di Covid-19 perché desta preoccupazione la crescita di contagi registrata in Abruzzo, così come nel resto d'Italia. I motivi sono stati spiegati dal direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, Giustino Parruti, che è intervenuto in diretta nel TG delle ore 14, invitando i cittadini a non abbassare la guardia e a mantenere comportamenti prudenti anche in vista della stagione autunnale e poi di quella invernale. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Quest'oggi, professore, dobbiamo parlare dell'innalzamento dei casi di Covid-19 che sono tornati a crescere in tutta Italia e anche in Abruzzo. Ieri oltre 30 nuovi casi. Innanzitutto la prima domanda è scontata: perché? Ma perché ci sono numerosi piccoli cluster di importazione. La riapertura delle frontiere ha fatto sì che molte persone stiano venendo nel nostro territorio da altre regioni italiane, ma soprattutto da altri paesi, in particolare paesi con una circolazione che è più consona agli alti tassi purtroppo di circolazione mondiale, quindi la Romania, l'Ucraina, la Russia e anche i migranti che vengono da aree, quelle adesso subsahariane, che stanno in crescita esponenziale di replicazione del virus e di infezioni asintomatiche. Per questo, quello che sta succedendo è che la nostra attività di sorveglianza si sta rivelando, devo dire, molto efficace nell'intercettare precocemente questi cluster. Naturalmente, in alcuni casi, l'intercettazione è avvenuta dopo che qualcuno di questi asintomatici aveva avuto modo, come nel caso del cluster di Chieti, in realtà di indurre già una certa circolazione locale dell'infezione. Quindi quello che stiamo osservando era quello che ci aspettavamo, è la ragione per cui siamo preparati a fare tanti tamponi, per cui abbiamo uno staff pronto a intervistare e a contrastare tutti i contatti degli asintomatici. È anche la ragione per cui dobbiamo mantenere alta la guardia. A proposito di questo, nota che quest'estate si sia abbassata la guardia, ci sia stato un rilassamento da parte della popolazione? Devo dire, parla uno che fa molta fatica a portare la mascherina, ma che la porta sempre obbedientemente, e l'impressione è che in realtà negli ultimi giorni troppe persone stiano prendendo confidenza con l'idea che la circolazione del virus si sia stabilmente abbassata. La circolazione del virus invece purtroppo è puntualmente ripopolata dai numerosissimi ingressi che per fortuna stanno facendo segno della nostra regione di visita, di trasferimento, di presenza. Abbiamo tanti stranieri, ma abbiamo soprattutto tanti turisti. Questo significa tanti asintomatici. Allora, se noi manteniamo il controllo della situazione con distanziamento intelligente, lavaggio delle mani e soprattutto, perdonate, l'uso della mascherina anche quando si stia in una strada come quelle centrali di Pescara dove la densità di persone è alta, bisogna portarla, perché un conto è che se si va a fare una passeggiata sul mare in vento pieno ci si possa concedere di non portarla, ma quando la concentrazione delle persone sale e comunque in tutti i momenti di socialità non dobbiamo abbassare la guardia perché gli asintomatici ci sono. Nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, c'è stata un'impennata di casi positivi tra i migranti che sono stati trasferiti lì da Lampedusa. Inizialmente, secondo un primo screening comunicato alla regione, questi erano in una condizione di salute buona, cioè perlomeno non affetti da Covid-19. Secondo lei c'è stata una malagestio di questa situazione? Io diciamo mi piace guardare sempre l'aspetto essenziale. Guardiamo a quello che è stato fatto nella nostra regione, sia alle persone che rientrano, le badanti e tutti quanti i migranti, ci siamo attenuti alle posizioni più strette, quindi tampone subito, oltre che contumacia. Per tutte queste persone che ci sono state veicolate dal Ministero dell'Interno a seguito degli sbarchi, il tampone è stato fatto immediatamente, le
condizioni di sicurezza sono state garantite immediatamente. Chiaramente nel momento in cui queste persone, dopo una sierologia negativa, hanno viaggiato su mezzi di trasporto piuttosto affollati, una diffusione del contagio tra di loro ci può stare, però obiettivamente il Ministero aveva fatto quello che l'OMS raccomanda. Se voi fate conto, in questo momento il virus sta imperversando tutto in paesi ad alta temperatura: Brasile, Venezuela, Pakistan, India, tutta l'Africa subsahariana, quindi la protezione del caldo si è andata a far benedire, diciamo così, per chi l'aspettava. Il vero punto è un altro, è che questi due mesi di alta circolazione sociale che potrebbero caratterizzare negativamente la ripresa di settembre e di ottobre, li dobbiamo vivere bene. Cioè, se noi facciamo quello che abbiamo detto prima, non si accumula un reservoir, una radice di portatori asintomatici eccessivamente larga, che poi con le prime forme di sovrapposizione infiammatoria, con i primi raffreddori, potrebbe far sì che molti asintomatici divengano più facilmente sintomatici attraverso un attraversamento delle barriere mucose da parte del virus. Quindi quello che noi dobbiamo assolutamente scongiurare è che in questi due mesi si abbassi la guardia, e questa è la preparazione di un buon autunno. C'è una notizia dell'ultima ora che riguarda i tamponi effettuati agli operatori del CAS di Civitella del Tronto. Sono tutti negativi, questo viene comunicato e battuto dall'agenzia ANSA. La struttura ospita 50 migranti, 24 dei quali, lo ricorderete, sono risultati positivi al coronavirus. A rendere noto l'esito del tampone è la ASL di Teramo, sottolineando che i test verranno ripetuti periodicamente sia sugli ospiti del centro che sugli operatori. Il personale della struttura è stato sottoposto a tampone una volta accertata la positività dei migranti. Gli stranieri sbarcati a Lampedusa e arrivati in Abruzzo nell'ambito della ridistribuzione decisa su base nazionale, come avete anche sentito, erano stati sottoposti a test sierologico che era risultato negativo una volta nel teramano, poi è stato eseguito il tampone che ha dato un esito diverso. Per quanto riguarda invece i dati dell'emergenza coronavirus in Abruzzo, quelli ufficiali parlano oggi di 12 nuovi contagi, ma in realtà 11 erano già noti nella giornata di ieri. Il 12esimo riguarda un paziente della provincia di Chieti. In totale, per quanto riguarda l'Abruzzo, da inizio emergenza il totale, dicevo, è di 3.486 casi. Negli ultimi giorni si è registrato un brusco balzo in avanti dei contagi: 39 ieri, 15 giovedì e 19 mercoledì. Si tratta dei numeri più alti dopo l'azzeramento dei contagi che era avvenuto il 29 di maggio per la prima volta. L'impennata è anche dovuta chiaramente all'arrivo dei migranti. Situazione comunque, come abbiamo sentito, sotto controllo. Preoccupazione desta il cluster dello stabilimento Avicop del gruppo amatori di Controguerra e quello di Sulmona, che sono chiaramente sotto attenzione da parte delle ASL di competenza. Gli attualmente positivi sono 7 in più di ieri, per un totale di 197, 25 sono in ospedale, uno dei quali in terapia intensiva, 172 in isolamento domiciliare. I guariti sono 2.817, non c'è stato alcun decesso, e questa è sempre una buona notizia. Il bilancio delle vittime è dunque fermo a 472. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti 134.980 tamponi. Proseguiamo il nostro giornale, adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di politica. La battaglia dei candidati a sindaco per il comune di Chieti si sposta nella parte bassa della città. Il cosiddetto scalo De Cesare, Di Iorio e Amicone hanno inaugurato le rispettive sedi, e dunque andiamo a vedere insieme il servizio.
I candidati sindaco vanno allo scalo. In vista delle amministrative di Chieti, che si terranno il 20 e il 21 settembre, inaugurate le sedi elettorali nella parte bassa della città. Ognuno dei candidati punta all'unità delle diverse zone del comune teatino, accorciando quella distanza, in primis culturale, tra Chieti Alta e lo scalo. Chieti Scalo è importantissima, è fondamentale, direi che la città è unica, ma noi ci teniamo ad avere chiaramente un occhio di riguardo su quello che è il motore propulsivo della città, ovvero Chieti Scalo. Non a caso nello scorso febbraio ho voluto presentare la mia candidatura nella zona dell'area industriale, che è totalmente desertificata e che deve ripartire, con essa l'occupazione che in questi anni sensibilmente è scesa. L'urgenza è riaprire il distretto sanitario di Chieti Scalo. Poi c'è il problema idrico, un problema che si protrae da diversi anni e che non viene ancora risolto. Oltretutto la mia attenzione particolare sarà rivolta al mondo del lavoro. A Chieti Scalo c'è un problema di lavoro molto sentito e la mia attenzione non si rivolgerà solo alla grande impresa, ma soprattutto alla piccola e media impresa. È fondamentale che la città sia amministrata da teatini veri, attacca Di Iorio, in riferimento al candidato leghista Di Stefano, che è originario di Tollo. È come una stessa squadra che cambia ogni anno, cambia la divisa sociale per marketing, ma è quella, gli 11 sono gli stessi, per cui il campionato farà, se è stato fallimentare, se sono retrocessi l'anno prima, retrocederanno pure l'anno dopo. Noi li vogliamo tutti fuori, questo è il concetto fondamentale. E ce n'è anche per la recente visita di Salvini in Abruzzo. Il leader della Lega sta venendo spesso durante questa campagna elettorale nel tentativo di capitalizzare i consensi attorno alla sua figura. Quindi io non posso concepire che un personaggio che viene da fuori, peraltro impegnatissimo per attività politiche a 360 gradi, come possa conoscere il territorio, la situazione locale. Gli altri leader di partito non vengono, attaccano i 5 Stelle per rispetto alle normative anti-Covid. I comizi su e giù per l'Italia sono un rischio per la salute pubblica, l'affondo pentastellato. Immaginiamo che l'arrivo di un leader possa creare poi quei disastrosi assembramenti di cui siamo stati testimoni proprio con l'arrivo di Salvini. E per noi prima del voto viene la salute dei cittadini. I candidati sindaco finora sono 6, ma secondo alcune indiscrezioni l'aspirante primo cittadino, Camillo Carapelle, espressione di una lista civica proprio di Chieti Scalo, potrebbe ritirare la propria candidatura nei prossimi giorni. Ad ogni modo nessuno sembra credere di poter vincere al primo turno. Sicuramente e realisticamente punto più al ballottaggio che a vincere al primo turno. Al ballottaggio, se ragiono da teatino, da elettore di Chieti, dovrei vincere facile, però i giochi politici sono pesanti. Però al ballottaggio ci si svestirà, molti consiglieri non avranno più da pizzicare nei loro ambiti, nei loro orti, si sarà il chietino contro un forestiero. E se siamo chietini dovremmo vincere, altrimenti vuol dire che quelli che stanno a Chieti non sono di Chieti. Andiamo avanti, cambiamo argomento, ci occupiamo di acqua, anzi torniamo a farlo. Il Movimento 5 Stelle resta sulla questione tariffe dell'acqua e punta il dito contro ACA, rea di aver spalmato i debiti nelle bollette in maniera doppia rispetto a quanto previsto dalla tariffazione cosiddetta Tixi. I 5 Stelle di Pescara attaccano anche il sindaco del capoluogo adriatico Masci per non essersi opposto durante l'assemblea dei sindaci. Vediamo il servizio. È sempre il nuovo sistema tariffario, il TIXI, il testo integrato dei corrispettivi servizi idrici, a sollevare la polemica politica, soprattutto nei confronti di ACA. Perché la società consortile ha deciso di spalmare e recuperare 16 milioni di euro di somme non riscosse negli anni 2018 e 2019, facendole pagare agli altri utenti sulle bollette dell'acqua. Quindi nei prossimi mesi vedranno sulle proprie bollette, diciamo, un sovraccarico, un sovrapprezzo di circa 70 euro più o meno in media ad ogni utente, appunto per compensare questi mancati introiti da parte dell'ACA. Ora ovviamente quello che ci lascia del tutto sconcertati, oltre al sistema del tutto iniquo che è stato, diciamo, scelto dall'ACA, è anche appunto la responsabilità politica che c'è dietro tutto questo. Una decisione che il Movimento 5 Stelle di Pescara giudica del tutto irrazionale, criticando la maggior parte dei sindaci presenti
presenti all'Assemblea, tra cui il sindaco di Pescara Carlo Masci, che hanno condiviso con il proprio voto favorevole questa decisione. E quando parliamo di responsabilità politica parliamo anche di questo, perché appunto in una sede di quel tipo il sindaco avrebbe dovuto portare le istanze e gli interessi dei propri cittadini, come fatto dalle tante associazioni di consumatori che infatti sono subito insorte. Il Movimento 5 Stelle, oltre a criticare la decisione presa da ACA, propone di istituire un osservatorio, cioè una commissione permanente, con rappresentanti delle associazioni dei consumatori e dei rappresentanti politici per vigilare sulla gestione contabile e amministrativa dell'azienda. Oggi si ricorda la tragedia del Bois du Cazier di Marcinelle, l'8 agosto del 1956. Il nostro pensiero è rivolto a tutti quegli eroi che hanno perduto la vita nell'espletamento del loro dovere lontani dalla terra d'origine, quanto ha dichiarato l'assessore regionale al lavoro Piero Fioretti in occasione appunto della giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. La ricorrenza è stata istituita nel 2001 e ricorda proprio l'incidente avvenuto, e vedete le immagini di allora nella miniera di carbone a Marcinelle, in cui morirono 262 minatori, di cui 136 italiani. Tra le vittime vi furono 62 abruzzesi. La commemorazione della tragedia di Marcinelle ha un valore umano, sociale ed economico, sostiene Fioretti, e ci esorta a meditare sulla valorizzazione dei nostri brillanti giovani talenti nel mercato del lavoro nazionale, europeo ed internazionale. Il popolo abruzzese difatti si è contraddistinto nel corso della storia remota e recente per la capacità di adattamento, dice ancora Fioretti, resilienza e ingegno. E qui vedete le fotografie che si riferiscono alla cerimonia di questa mattina a Manoppello, uno dei paesi più colpiti da questa tragedia, in cui vedete il presidente della regione Marsilio essersi recato proprio sul luogo che con una lapide ricorda le vittime abruzzesi. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Mantenere pulite le spiagge raccogliendo i tanti oggetti di plastica di cui gli arenili sono pieni è il messaggio che torna a lanciare il WWF nell'ambito di una campagna tesa a limitare l'inquinamento del mare. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Con la campagna Generazione Mare, il WWF Italia continua la sua opera di sensibilizzazione per liberare mare e spiagge dalla plastica. Quello che non viene conferito correttamente tramite differenziata e che viene buttato in mare o nei pressi degli argini dei fiumi è destinato a tornare poi sulle spiagge e ce lo ritroviamo in casa. E questo è il messaggio del WWF, che stamani ha organizzato una manifestazione simbolica con tanto di esposizione di oggetti trovati negli arenili. Sì, oggi abbiamo voluto portare alcuni degli oggetti simbolici di quelli raccolti durante le pulizie fatte nelle spiagge. Nel mare c'è veramente di tutto, ma quello che finisce in mare è quello che noi buttiamo in maniera non corretta, non conferendolo alla raccolta differenziata o lasciandolo nell'ambiente. Quindi oggi vogliamo dire a tutti i cittadini, invitare tutti i cittadini intanto a usare meno plastica e quando si usa a conferirla in modo corretto. Il mare è pieno di plastica, ci sono forse 150 milioni di tonnellate di plastica, si stima che nel 2050 ci sarà più plastica che pesce nel mare. La plastica non si decompone mai, si rompe in piccoli pezzettini, le cosiddette microplastiche, che poi vengono ingerite dagli animali e noi ci ritroviamo sulle nostre tavole, addirittura noi mangiamo e ci sono studi che dicono che dentro il nostro sangue c'è plastica. Da quest'estate il WWF ha lanciato il cosiddetto Self Tour Plastic Free, nel quale chi vuole può impegnarsi a tenere pulite le spiagge raccogliendo gli oggetti di plastica. Le istituzioni devono fare la loro parte, ma molto possono anche i cittadini. Con l'incentivo di una community creata su Facebook, all'interno della quale l'associazione ambientalista, alla fine della bella stagione, raccoglierà in un album collettivo i selfie scattati da volontari che si impegnano nella raccolta della plastica. Purtroppo la pandemia da un lato ci ha resi forse più sensibili su alcuni aspetti della natura, dall'altro abbiamo l'utilizzo di tutti questi dispositivi e sistemi
sistemi di protezione che ovviamente se non conferiti bene arrivano in mare anche loro e vanno gestiti con molta attenzione. Invitiamo tutti però a raccogliere i rifiuti che incontrano anche nelle loro passeggiate durante le vacanze e il WWF ha creato una piattaforma social dove ognuno può farsi un selfie in modo da sviluppare sempre di più la sensibilizzazione per tutti i cittadini. D'ora una notizia di cronaca con un fallito assalto al bancomat a Rapino la notte scorsa intorno alle 3:30. Molto probabilmente sono stati i rumori che hanno svegliato i vicini e di conseguenza i malviventi che si sono accorti di essere stati scoperti a far sì che il colpo alla filiale della UBI Banca venisse meno. I malviventi appunto stavano armeggiando vicino al bancomat per piazzare quella che in gergo viene chiamata la marmotta, ovvero la carica esplosiva volta a far saltare in aria il bancomat per prendere i contanti. E così i malviventi poi si sono dati alla fuga, è scattato l'allarme, sono arrivati i carabinieri, hanno intercettato una Hyundai i35, alla guida c'era un uomo che però ha abbandonato l'auto nel territorio di Vacri facendo perdere le sue tracce. Poi è stato capito che l'auto era stata rubata a Pesaro e per questo sono in corso i rilievi per individuare eventuali tracce. I malviventi potrebbero aver raggiunto Rapino con due auto, chiaramente le indagini sono in corso. Dopo un lungo iter si è chiusa con l'aggiudicazione alla Rieco e l'acquisizione della Consac, la gara indetta da 15 comuni del Chietino per la gestione del servizio di igiene urbana. Sono 15 i comuni che si avvarranno del nuovo servizio di igiene urbana messo a gara e vinto dalla Rieco che tra l'altro nello stesso procedimento di gara a doppio oggetto ha acquisito la quota di riferimento della società Consac di Farafiglio Rumpetri. Il procedimento è arrivato a conclusione dopo un intenso e complesso iter avviato nell'ottobre del 2017 dagli organi consortili che interessa 32.600 utenze comprese nel territorio dei comuni di Ari, Bucchianico, Canosa Sannita, Casa Canditella, Casa Rincontrada, Farafiglio Rumpetri, Giuliano Teatino, Miglianico, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Rocca Montepiano, San Martino sulla Maruccina, Vacri e Villa Magna. I nuovi servizi previsti nel micropiano d'ambito e nel capitolato speciale d'appalto quindi prevedono la rigenerazione dei mezzi, procedure e personale che saranno somministrati dalla Nuco Consac attraverso l'apporto della Rieco, aggiudicataria della gara, a beneficio delle amministrazioni comunali aderenti al progetto. Sotto il profilo delle novità nel servizio ai cittadini che verranno introdotte nel corso di quest'anno ci sarà l'implementazione della raccolta differenziata per migliorarne le percentuali, il potenziamento dei servizi di pulizia del territorio, l'installazione di casette informatizzate per favorire la differenziazione dei rifiuti anche da parte di utenze non residenti e la fornitura di box per la collocazione delle attrezzature di condomini senza spazi di pertinenza. A supporto delle utenze inoltre sarà messa a disposizione l'app Junker, un'applicazione scaricabile sullo smartphone che aiuta a sensibilizzare la raccolta differenziata in maniera semplice, veloce e soprattutto senza errori. Cambiamo argomento, è iniziata ieri l'edizione 2020 di Accendiamo il Medioevo, il festival contemporaneo errante che tocca alcuni dei borghi più belli e dei comuni più importanti della provincia di Pescara. Tanti gli ospiti, ma ascoltiamo il direttore artistico del festival Licio Di Biase che presenta la manifestazione. Scusate. L'evento Accendiamo il Medioevo è un evento del tutto particolare, quest'anno sono 13 comuni che hanno aderito a questa iniziativa, è un'iniziativa in rete tendente alla valorizzazione del patrimonio medievale in questa circostanza della provincia di Pescara, infatti sono 13 comuni della provincia di Pescara. Ecco, concluderemo il 27 di settembre a Spoltore. Ci sarà la partecipazione di grandissimi personaggi, da Vittorio Sgarbi a Mario Tozzi, da Federico Moccia, Enrico Vanzina, a Michele Placido, a Rossana Casale, insomma non mi voglio dimenticare nessuno. È un modo per cercare di valorizzare al meglio questo patrimonio, il patrimonio medievale che la nostra regione subisce veramente dei problemi notevoli. L'esempio chiarissimo è la chiusura in questo periodo estivo
arrivo di San Clemente a Casauria. I turisti sono rimasti sconcertati nel constatare come San Clemente a Casauria sia chiusa. Allora la nostra è un'iniziativa per sollecitare le istituzioni a porre un'attenzione, una grande attenzione a questo patrimonio che può diventare sicuramente un volano per un piccolo settore della nostra economia, delle zone interne oggi molto penalizzate. Adesso siamo allo sport, calcio di Serie B in primo piano, la quart'ultima posizione non è un buon punto di partenza per un play-out, ma il Pescara può sperare facendo leva sul precedente dello scorso anno, quando la Salernitana, quart'ultima ma con gli stessi punti del Venezia, riuscì a salvarsi dopo i calci di rigore. Sentiamo. Il Pescara disputerà per la prima volta i play-out retrocessione. Mai il Delfino li aveva affrontati da quando sono stati istituiti nella stagione 2003-2004. Come già rilevato, la modifica regolamentare che prevede supplementari e rigori quando le squadre che si scontrano hanno chiuso con gli stessi punti, è il caso di Pescara e Perugia, è una questione non di poco conto. Il Perugia, quint'ultimo per classifica avulsa, non si potrà salvare col doppio pareggio o con la differenza reti pari nel doppio confronto, ed è un aspetto rilevante se vediamo alcuni precedenti nell'ultima decade. Nel 2018 l'Ascoli ha centrato la salvezza con un doppio 0-0 contro la Virtus Entella. Nel 2015 fu il Modena a festeggiare, sempre a scapito dell'Entella, 2-2 a Chiavari e 1-1 nel return match del Braglia. Nel 2011 a salvarsi fu l'Albino Leffe, 0-0 a Piacenza e 2-2 a Bergamo. Lo scorso anno primo caso di play-out disputato con due squadre a pari punti e la novità di regolamento ha inciso. Sperando possa essere di buon auspicio per il Pescara, la Salernitana, quart'ultima per classifica avulsa, ha vinto l'andata 2-1 alla Rechi contro il Venezia. Al Penso i lagunari si sono imposti 1-0, senza esito ai supplementari, i rigori hanno dato la salvezza alla Salernitana e la retrocessione al Venezia, che poi è stato ripescato per la mancata iscrizione del Palermo. Insomma, la modifica regolamentare conta, perché poi, per ritrovare una quart'ultima che si salva ai play-out, bisogna risalire al 2010, quando il Padova, dopo aver pareggiato 0-0 all'Euganeo, espugnò il campo della Triestina 0-3, ottenendo la permanenza in B. Nella decade precedente, invece, più gloria per le quart'ultime, capaci di sovvertire il pronostico in altre tre circostanze. Ancona nel 2009 contro il Rimini, Spezia nel 2007 contro il Verona, Triestina nel 2005 contro il Vicenza. In tre casi i play-out non si sono disputati per eccessivo distacco tra quint'ultima e quart'ultima, nel 2017, nel 2013 e nel 2008. Il Pescara intanto cerca di rimettere insieme tutte le energie rimaste per avere la meglio in questo play-out. Per Sottil non mancano i problemi, soprattutto in difesa. Per Balzano stagione finita, Del Grosso salterà la gara di lunedì ed è in forte dubbio per il ritorno. Bettella e Drudi non sono al meglio e a preoccupare di più è l'ex centrale del Cittadella, le cui chance di recupero sono basse. Così uno fra Scognamiglio e Campagnaro farà coppia con Bettella. In avanti certi di un posto, Maniero e Galano, Pucciarelli potrebbe completare il tridente con Clemenza e Bocic pronti a subentrare e a fornire forze fresche nella ripresa. In casa Perugia il tecnico Massimo Otto deve verificare le condizioni di Buonaiuto e Melchiorri. Le assenze di Angel e Rajkovic rendono certa la coppia di centrali composta dall'ex Ghiomber e Sgarbi. Mazzocchi favorito su Rosi a destra, Falasco agirà a sinistra, Carraro davanti alla difesa, mezze ali Dragomir e Falzerano, le cui maglie sono insidiate da Nicolussi Caviglia. Davanti l'unico certo è Iemmello, criticatissimo ma vice bomber del campionato e autore di 3 gol in stagione al Delfino. In caso di mancato recupero di Buonaiuto e Melchiorri, toccherà a Capone e Falcinelli. Serie C ora, in attesa della composizione definitiva dei gironi per il Teramo, è una fase di transizione anche dal punto di vista delle strategie di mercato. L'organico va ridotto e vanno trovati acquirenti per gli over che dovranno fare le valigie. Il servizio di Jacopo Forcella. Neppure il tempo di trarre un bilancio definitivo della stagione passata, che tra una decina di giorni è già nuova stagione. E quella che si chiude per il Teramo è stata una settimana vissuta pericolosamente, almeno in avvio, perché l'iscrizione annunciata dal presidente Iachini martedì e formalizzata mercoledì toglie ogni dubbio sulla partecipazione del Diavolo al 9° campionato consecutivo tra i professionisti. Dopo Ferragosto la truppa guidata da Cetteo Di Mascio si ritroverà con ogni probabilità proprio a Teramo per iniziare la preparazione ad un torneo
torneo che, per quanto riguarda la composizione dei tre raggruppamenti, attende ancora di capire chi sarà l'ultima squadra che dovrà salutare la Serie B per scendere in Lega Pro. Una tra Pescara e Perugia infatti rischia di sprofondare in un baratro che non vedrà ai nastri di partenza, ad esempio, una società di prestigio come il Siena, una emergente come la Sicula Leonzio e un'altra come il Campo d'Arsego, che avrebbe dovuto disputarla dopo la cavalcata passata ma che ha deciso di rinunciare. Le defiance permetteranno con ogni probabilità a Gian Erminio e Ravenna di riconquistare immediatamente un torneo che avevano perduto nel doppio confronto rispettivamente con Olbi e Fano. Nel girone meridionale, nel quale potrebbe essere confermato il diavolo, sono arrivate Juve, Stabia e Trapani dopo il ricorso respinto giovedì pomeriggio. È rimasto il Bari che, per storia e delusione appena smaltita, proverà chiaramente a riscattarsi, ed è giunto il Palermo. Anche i rosanero, benché neopromossi, non possono che avere ambizioni da primato. Situazione intricata è quella riguardante la terza neopromossa, il Bitonto, che rischia di vedersi rovinata la sua prima assoluta tra i professionisti. Nelle mani degli inquirenti è infatti finito il match contro il Picerno del maggio 2019, quando le due squadre militavano in Serie D. Il club pugliese si è detto estraneo ai fatti, ma è stato accusato di responsabilità diretta. Bisognerà attendere le sentenze. Le norme prevedono che in caso di mancata iscrizione di un club, a beneficiarne siano prima le squadre da riammettere, cioè quelle retrocesse sul campo, e non le ripescate, cioè quelle arrivate subito dietro alle squadre neopromosse. Quest'ultime entrerebbero in gioco soltanto qualora la FIGC riscontrasse irregolarità o domande incomplete in fase di iscrizione, oppure escludesse qualche club per illecito. In caso di retrocessione d'ufficio del Bitonto, ad esempio, a sperare sarebbe il Foggia, arrivato secondo nello stesso girone, e sarebbe un altro grande centro del calcio meridionale a congestionare un raggruppamento che a livello di blasone sarebbe ancora più spettacolare di quello della passata stagione. Ma come detto, per completare il quadro manca ancora un tassello che potrebbe cambiare alcuni equilibri a livello geografico. Il diavolo, da parte sua, non si muoverà a breve sul mercato. Dopo Ferragosto ci sarà il primo raduno e la società sa che deve sfoltire un organico di 24 elementi non in linea con le nuove norme. Poi dovrà assolutamente andare a rimpolpare il settore under, ne servono parecchi e per questo qualche over dovrà salutare. Il Teramo spera che arrivino delle offerte, ma il momento è quello che è. Non è semplice trovare acquirenti. Cianci e Martignago, ad esempio, sono tornati dal prestito, ma potrebbero fare di nuovo le valigie per giocare altrove. Martignago sarebbe all'ultimo anno di contratto, mentre per Cianci restano due stagioni sportive, visto che ha siglato un accordo fino al 2022. Poi ci sono gli over in uscita come Arrigoni e Costa Ferreira. In tutto questo contesto, una decina di giocatori aprirà un contenzioso per le mensilità Covid. Per questo, Iaconi, Federico e Di Mascio avranno davanti davvero un grande lavoro. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, on demand ci sono i nostri servizi su YouTube e su tv6.it, da parte mia l'augurio di una buona serata.